tutte e a tutti. Passato l'abbassamento di voce che hai avuto, so che hai avuto un sì, pochino grazie a Marcello, chi ha visto la puntata scorsa lo sa, mi ha dato un buon consiglio, non farò pubblicità, ma è uno spray all'acido ialuronico che fa miracoli, quindi eccolo qua. A Ancona succedono cose strane, perché l'altra volta gli alieni e oggi, Dani, ci siamo imbattuti in una cosa a dir poco strana. Mannaggia, veramente. Racconta, io... Allora, noi stavamo preparando la puntata, siamo andati a prendere un caffè e abbiamo trovato due persone che litigavano. Ma litigavano di brutto, ovviamente. Sì, ma in mezzo alla strada, ma stavano facendo veramente un teatrino, eh? Sì, sì. Tutti si sono dileguati, io e Daniele, che siamo coraggiosi, ci siamo... Ma sai, ma dopo che abbiamo affrontato gli alieni, ma che ce frega di tutto il resto? Esatto, i zombie con falanga, gli alieni l'altra volta, quindi insomma, quindi ci siamo avvicinati, parlando con loro siamo riusciti a calmarli, abbiamo camminato e ci siamo trovati in corso Carlo Alberto 62. Guarda caso, e cosa c'è, Dani, in corso Carlo Alberto 62? Guarda caso, in corso Carlo Alberto c'è l'Enoteca Pasqualini. E quindi allora, abbiamo preso, siamo entrati, ognuno per braccio i due contendenti, siamo entrati nell'Enoteca e abbiamo fatto un brindisi e tutti si sono riappacificati e poi io e Daniele abbiamo pensato, ma pensate che bello se Hamas e Netanyahu, se Zelensky e Putin si incontrassero tutti all'Enoteca Pasqualini e finisse tutto a taralucci e vino. Esatto. Quindi sarebbe una bella cosa se le guerre potessero terminare, no? Grazie all'Enoteca Pasqualini. E lanciamo ovviamente anche un messaggio di pace, perché esatto. Senza prendere posizione, però quello che sta succedendo dispiace e tocca a tutti. Esatto. Bene, cambiamo argomento, iniziamo subito ad introdurre l'ospite di oggi, Dani. Allora, abbiamo Francesco Mineo con il suo libro Barba incolta, confessioni di un insonne. Io, per chi ha avuto l'occasione, ho rilasciato una recensione del libro che non ho nascosto, chiaramente, che ho apprezzato. Quindi non vediamo l'ora di conoscere Francesco, ma lo faremo dopo cosa? Stavo bevendo. Dopo il countdown. Sì, infatti ci ho avuto un tempismo proprio perfetto. Ciao Francesco. Ciao Daniele, grazie. Buonasera a te, benvenuto a Navigando Parole. Guarda, in tuo onore cambiamo pure la grafica, ecco qua, aspetta, eccoci qua, ci abbiamo un bel DJ che sta qua dietro, barba incolta, si intravede. Esatto. Allora Francesco, io avrei una domanda. Allora, signor Francesco, ma lei che belva si sente? Magari, che ne so, un pellicano bruno? Che domanda è? Ho fatto questa domanda... Ho citato la bravissima Francesca Fagnani di Rai 2 di Belve, non lo volevo fare da tanto tempo, no, però siccome allora... avevo lo spunto del pellicano bruno, è una battuta che capisce soltanto chi ha letto il libro, chiaramente. Bene. Ascolta, parlavamo appunto inizialmente che noi abbiamo apprezzato moltissimo il tuo libro, ma perché hai uno stile di scrittura veramente... che a me piace molto, mi ricorda molto Kerouac, Bukowski. Tra l'altro so che tu hai avuto un diploma d'onore alla quinta edizione del premio Bukowski, sbaglio? No, dici bene, il premio Bukowski, quindi, però, si tiene qui a Viareggio, la casa editrice di Viareggio. Il premio loro lo chiamano Inediti di Ordinaria Follia. Con Bukowski cosa ti aspetti? Comunque per me, insomma, che tu abbia visto anche l'influenza di Kerouac, per me cioè, complimento pari a un ti amo. Perché Kerouac, io quando lessi On the Road, cioè, ragazzi, è stata una... Guarda, è stato per tutti, se ne parliamo. On the Road è stato anche per me un'epifania, cioè io ho scoperto uno stile di scrittura che non credevo possibile con Kerouac, vero? Quali sono i tuoi punti di riferimento, diciamo, narrativi?
Allora, ecco, spesso mi viene sempre in mente Hemingway, Dostoevskij, ci sono degli scrittori che mi hanno segnato in altrettanto modo, tipo la Isabel Allende, per esempio, no? Perché l'aria di quel periodo nel libro si respira tantissimo, non solo da tutte le citazioni musicali che hai creato, ma proprio dallo stile di vita delle persone che tu hai inserito all'interno, dei personaggi. Ma infatti tutto è ricercato al dettaglio, cioè non c'è niente che io abbia lasciato così in maniera approssimata. Cioè, le ricerche anche temporali, no? Andiamo a vedere gli eventi, l'anno. No, ma si vede, si nota tutto, Francesco. Ti sembra proprio, infatti ne parlavamo prima nel fuori onda, ti sembra proprio di ritornare a vivere, no, in Quei quel bellissimi primi anni 2000, cioè sì, diciamo fine sì. anni 90, primi anni 2000, post adolescenza, almeno per noi, per me anzi, perché per Remo De Paoli. tu eri già avanti, Io Paolo, ero eri un pochino già più avanti. vecchio, eri già grande, per noi Però era post adesso dovete adolescenza. dire che ne dimostro meno di anni, tutte e due. Adesso dovete Ma dire, tu no, è vero vabbè. che ne dimostri meno, però c'hai gli anni che c'hai, insomma. Esatto, però mi accontento del fatto di dimostrarne di meno. E quindi quegli anni erano fantastici, no? Quelli sono stati proprio la Golden Age della nostra generazione, anni 80, che abbiamo goduto degli anni 2000. Quanto è bella la realtà senza, cioè, vabbè, chiaramente tutti sfruttiamo la tecnologia, cioè sarebbe ipocrita, però quella realtà lì con ancora la musica, diciamo, non digitale, i vinili, non internet, cioè internet era Era agli albori, certo. agli albori, o comunque niente social. Sì, non eravamo per niente social perché poi non erano ancora approdati i social da quel No, periodo. c'era questo Messenger che poi non si chiamava Messenger, no? MSN c'era, no? Qualcosa del genere, sì. Ci sei? Ci Sì, sei, c'era, è c'era vero, c'era, ci C6, sì, sei, queste ma cose che qua, te sì, lo ricordi? esatto. Cioè, diciamo, barba incolta, io un po' ho fatto una piccola ricerca. Non è la tua prima stesura, ma la tua prima stesura si chiamava, e adesso qui, se posso, posso? Allora, Fai qua appunto. io, cioè, nulla al caso, ragazzi, io ricerco, faccio ricerca. Allora, barba incolta è l'evoluzione della prima stesura che si chiamava la coscienza di Manlio, di Maglio. La prima stesura del Senza 2007. nulla togliere a chi si chiama Maglio, però a me è Sì, sembrato non così, insomma. facciamo un dissing con chi si chiama No, ma ci Mario. mancherebbe altro. Però comunque tu l'avevi chiamata la coscienza di Maglio in onore della Beh, sì, coscienza di era Zeno abbastanza. e dallo Svevo, no? Questo libro veramente su di me ha avuto un effetto anche terapeutico. Io rivedo in tutta questa parabola del libro, cioè vedo varie fasi della mia vita. Lo possiamo dire che è un romanzo di formazione in realtà, perché in parte è un romanzo di formazione, perché c'è un atto di trasformazione molto evidente del personaggio, del protagonista, che dal punto A arriva al punto B passando per il midpoint, quindi per Per delle cose che una serie di succedono, vicissitudini, che gli certo. danno la possibilità di fare una sorta di introspezione e di cambiare il suo modo di vivere, che fino a quel momento non era il modo giusto per andare avanti, insomma, no? Io volevo un attimo ritornare sul titolo, no? Sì. Perché solitamente i titoli fanno già riferimento a ciò che succede nel libro. In realtà il tuo Barba Incolta, cioè mentre la coscienza di Manlio o di Mariano già stava a significare un qualcosa, barba incolta, perché l'ha chiamato così? Diciamo, c'è stato veramente un giorno che ho avuto quasi una rivelazione, no? Un'epifania, come diceva prima Dani. Poi, cioè, da come inizia il film, il libro, Vabbè, perché però guarda, alla fine te lo potrebbe godi come fosse un film in mente, perché è scritto proprio bene. essere. Cioè, dall'inizio il finale poi, cioè, ora è per non spoilerare, però converrete con me che il finale, da come finisce il libro, il titolo Barba Incolta è perfetto. Sì, Noi l'abbiamo trovato, però vabbè, volevo. no, non lo diciamo, non No, diciamo no, chiaramente il infatti, finale, però comunque sì.
Addentriamoci, abbiamo già iniziato a mettere un piede all'interno del libro. Adesso magari ci addentriamo ancora maggiormente nel libro, parlando un po' di stile e tutto quanto. Però Paolo, io Ok. sono un po', diciamo, quello che si occupa un po' più della Sì. parte tecnica e Paolo un po' più quella Volevo, della volevo. parte emotiva. Quindi vai, vai Paolo, fai le tue domande. Allora, guarda, io ho trovato un libro anche con tanti riferimenti alla musica. Non a caso il protagonista fa il DJ, ma hai citato delle canzoni a me molto care, al di là di Banzini, Malinconia, lasciando Kurt Cobain, no? Però ne hai citata una in particolare di Rino Gaetano, che secondo me la conosciamo io e te e pochi altri, no? Voglio dire, Mi stringo la mano, quindi, chiarissimo. insomma, e quindi volevo sapere quanto è stata importante la musica per la tua formazione, ma anche per scrivere questo libro. Allora, la musica è stata fondamentale perché forse la fonte di maggiore ispirazione, oltre, vabbè, le altre letture, è la musica. La musica fin da sempre mi ha permesso di immaginare mondi e situazioni, cioè, bellissimi, no? E mi ha ispirato tanto, ma nella mia scrittura, infatti, c'è molta influenza anche di Cioè, ha Mazzini. messo anche Gino Paoli, cioè Gino Paoli secondo me in quel contesto lì, in quel momento lì ci stava benissimo. Poi se c'era anche Luigi Tenco, venivo lì a Massa Carrara e ti avrei, però... Ah, guarda che ce l'ho il disco di Luigi Tenco, però Beh, immagino. mi sono innamorato di te, però non volevo ulteriormente, diciamo, caricare, Però, però... guarda, quando hai inserito la canzone di Gino Paoli in quella scena, che non possiamo Esatto, era dire, calzante cioè, proprio. era proprio che sì, quella è proprio la colonna sonora di quella scena, di quel film che ci stavamo vivendo mentalmente nel tuo libro. Ragazzi, mi fate emozionare, io non me l'aspettavo. No, ma è vero, cioè, non, Beh, solitamente ma non guarda siamo che non è così, che siamo siamo noi quello che che ti siamo. stiamo facendo le sviolinate, sono gli altri che non te l'hanno dette le cose, ma sono sicuro che chiunque l'abbia letto abbia apprezzato ogni parte No, ma sai del tuo cos'è? Il libro. tuo è un libro veramente ricco di spunti, perché ci puoi parlare di scrittura, ci puoi parlare no, degli anni 2000, ci puoi parlare di musica. Puoi trarne tanti spunti al di là proprio del protagonista, delle vicissitudini del protagonista. Quindi lascia spazio a tanti argomenti, capito? No, mi fa sorridere perché è un po' alla fine come sono io, cioè, come dico sempre, con me puoi parlare di tutto. Dico, no, mi fa emozionare, cioè, chiaramente i complimenti l'ho ricevuti veramente inaspettati o comunque, però sai, io sono una persona sensibile, quindi cioè, comunque, ricevere questi complimenti da due uomini, comunque due addetti anche ai lavori, al suo peso, capito? Quindi... Sei nel posto giusto per dire ciò che pensi, cioè noi qua Esatto. lasciamo massima libertà a chiunque di dire quello che pensa. Abbiamo toccato tanti argomenti attraverso i libri degli autori che sono stati ospiti, perché noi tramite il libro, noi diciamo sempre, noi abbiamo iniziato questo podcast, questo format, chiamalo come vuoi, perché a noi piaceva attraverso il libro far uscire la personalità dell'autore, no? Perché molte volte fai queste interviste che ti dicono parla del libro, ciao, e non sa manco chi sei, chi non sei. Ma ascolta, io ti volevo chiedere anche una cosa, ma cioè, tutti, vabbè, riferimenti musicali, ma tu fai anche un po' il DJ, quindi tutte quelle cose che, cioè, quei tecnicismi che utilizza Mariano, che non abbiamo ancora, non ci siamo addentrati molto nel libro, però diciamo adesso Mariano il protagonista è un DJ trentenne, Sì. no? Più o meno a quell'età lì. Quanti Sì, anni hai sui dato? 30 anni, sui 30 Sì, anni. sui 30 anni, non ho specificato però intorno ai No. 30 anni. Poi comunque è un fuori corso, però insomma l'università fuori corso io dico sarà al massimo sui 30 anni, adesso non sarà molto di più. Però insomma quando sei nella scena con Mariano che sta sulla console, cioè, si evince insomma i tecnicismi, la praticità nel cambiare i dischi, anche la scaletta stessa. Io non saprei creare una scaletta per
per una serata in discoteca di quegli anni, perché poi chiaramente è una scaletta che si addice, no? C'è Gigi D'Agostino a quegli anni là, insomma. Quindi tu sei un DJ, fai pure tu il DJ. Sì, allora io faccio DJ, diciamo, adesso più che altro per feste private, faccio matrimoni, compleanni, feste private, diciamo. Nei locali ho suonato qualche anno fa, però ora appunto in estate, quando c'è la stagione, magari faccio i matrimoni, che compleanno, cinquantesimo, sessantesimo, così, oppure magari c'è quell'amico che ha bisogno del DJ, vado io, magari per salvargli la serata, perché all'ultimo lui non può, ecco, non è la mia attività principale, però chiaramente, bazzicando comunque anche in Sicilia, ambienti, amici DJ, cioè sono cresciuto anche con questa, insomma, in C'è questa questo ambiente, background, diciamo, insomma. ok. Quindi appunto anche lì ho messo tanto dell'esperienza, anche nella scelta dei pezzi, dei dischi, nel come si mixa, È molto facile empatizzare con i tuoi personaggi, perché i tuoi personaggi sono molto reali, molto realistici. E tutti quanti, allora Mariano in sì, primis, che sembra proprio sicuramente di per viverli, è il vero. personaggio che sicuramente tutti quelli che leggeranno il libro ameranno sicuramente, perché comunque è un personaggio molto sensibile, un personaggio pieno di lati, insomma, deboli, no? Come tutti gli esseri umani. Quindi è forte, ma anche molto, molto debole, nevrotico, c'ha tante cose. Poi c'è questa cosa dell'insonnia che si porta avanti, all'interno del libro, che comunque un po' lo segna, come tante altre cose che non possiamo dire. Però i personaggi anche Eros, Eleonora, tutti, Azzurra, il tipo di Azzurra che sicuramente starà sulle palle a tutti quelli che leggeranno, Insomma, anche c'è. un parterre di personaggi molto reali, molto realistici. Allora, io ti volevo chiedere una cosa. Mariano, no? Effettivamente, visto che comunque abbiamo parlato che tu hai fatto un po' il DJ, adesso io praticamente Mariano me lo immagino con la faccia tua. Mi dispiace, ormai sarà così per sempre. In che percentuale tu sei in Mariano o Mariano è in te? Allora, diciamo che Mariano, sì, è come se fossi io, però diciamo ho esasperato molti aspetti del suo carattere, cioè che è del mio carattere, no? Certo. Diciamo che è un'esasperazione di quello che sono io. Ma sarebbe il caso di parlare un attimo della trama per far capire, no? Ma Allora, però la abbiamo trama. detto che Mariano è un DJ che Sì. soffre di insonnia, che vive una vita dissoluta e che comunque Quello non fa un l'avevamo detto, percorso. lo stiamo dicendo adesso, e fa un Esatto. percorso di crescita all'interno del Esatto, fa un libro. percorso di Ci crescita. vuoi fare una trama in un minuto? Ci vuoi dare la trama in un minuto, Francesco? Ok, allora sì, Mariano appunto è questo trentenne un po' apatico che si trascina questi esami universitari fino all'età appunto di 30 anni, che non è proprio tempo, no? Standard, e sbarca il lunario mettendo dischi nei club così notturni e niente, ha queste amicizie non sempre irreprensibili e quindi amicizie che si porta dall'età, insomma, dell'infanzia, amicizie di quartiere che poi, belle o brutte che siano, comunque sono quelle perché scendi di casa e te le ritrovi, quindi realtà di periferia. Quindi cerca un attimino di evadere, magari studiando all'università, però comunque è sempre molto influenzato dalla vita che conduce. Ha questo grave problema dell'insonnia che insomma, lo spinge a cercare di curarlo, quindi andando facendo terapia Psicanalisi, certo. da una professionista. Vive una storia d'amore burrascosa con Azzurra, che è appunto una ragazza, un po' una femme fatale, no? Un'artista, insomma, un po' una ragazza di quelle che appunto lascia che sia l'uomo a correrle dietro, no? Per intenderci.
Nulla, quindi sostanzialmente una vita abbastanza ordinaria. Chiaramente ci sono le serate che fai in discoteca, i suoi rapporti con gli amici, poi chiaramente tutto quello che può succedere in periferia, quindi magari una rissa, una bravata. Allo stesso tempo, però, Mariano sente questa inquietudine che comunque lo porta sempre a guardare quello che ha dentro per cercare di capire. Al che arriva, diciamo, un momento di svolta nel quale appunto Mariano dovrà veramente chiedersi che strada prendere. E lì c'è tutto un discorso introspettivo che poi porterà Ok, e qui non andiamo oltre perché poi delle risposte. passiamo oltre il selciato, quello che dicevamo, non volevamo dare troppi elementi. Però, Allora, infatti, io, scusami, diciamo, vai. siamo a Vai, vai. Palermo, però questo non abbiamo detto, Palermo, primi anni 2000. Palermo negli anni 2000, sì. La mia città natale, nella quale ho vissuto 18 Hai parlato dei vari personaggi, no, che compongono il puzzle del libro. anni. Sì. Io, per deformazione, piuttosto che personaggi principali, guardo sempre quelli che io chiamo attori non protagonisti. A me in questo caso ha colpito molto Eleonora. E, vorrei da te una descrizione di questo personaggio, se conosci, magari se ti sei basato su qualcuno che conosci, oppure è venuto dalla tua fervida fantasia. Sì. Allora, forse è l'unico personaggio del quale non mi sia ispirato a persone realmente viventi, se non me stesso. Cioè, rappresenta una sorta di voce della coscienza, Eleonora. Praticamente, cioè, infatti, se sicuramente riscontrerai questa cosa, è una sorta di grillo parlante, no? E alla fine è quello che avrei detto io a me stesso, sono le risposte, rappresenta un mio aspetto anche un po' femminile, se vogliamo, no? Quella vocina interiore, ecco, rappresenta la voce interiore. Cioè, diciamo, quando Un po' una Eleonora. guida, diciamo, no? Per Mariano è un po' una guida che lo aiuta nei momenti che c'è sempre, nei momenti. Diciamo più difficili delle sue Beh, vicissitudini. diciamo che fra tutti i personaggi Eleonora è quella più irreprensibile, no? Perché ci sono anche personaggi, altri personaggi tipo Alfredo, che non è uno che si butta troppo in là, non fa questa vita dissoluta, anzi cerca di crearsi un po', diciamo, una stabilità, però se tirato dentro non dice di no, insomma. Invece Eleonora è proprio, sai, sembra proprio quel classico personaggio che viene messo dentro dall'autore per salvare l'anima del protagonista. È proprio questo che Infatti lo segue. è, Infatti lei infatti fa l'infermiera, non a caso, no? poi c'è E lo cura scrivo. l'anima di Però Mariano. sceglie di ritornare nella sua città, no? Sì, Anche lì, poi no? chiaro, Fa un c'è po' questa questa. cosa. Che poi, ecco, la scelta di tornare nella sua città quando lei dice una frase molto bella che porca miseria mi volevo segnare, ma non ce l'ho dietro. Spero che tu te la ricordi bene. Quella cosa che dice in poche parole, che Mariano è inutile che cerchi la tua felicità in un luogo perché non è il luogo che ti dà la felicità. Cioè, te l'ho storpiata, te l'ho Sì, violentata sta devi trovare frase. dentro te stesso, sì. E No, non esiste facciamola dire a il lui, facciamola dire a lui. luogo perfetto dove vivere. Esatto. E cioè, appunto, tutto dipende, la felicità non la troverai in una città, se non prima dentro di te. Comunque, quello. Esatto, cioè fa tornare praticamente Mariano con i piedi per terra e gli fa ritrovare la rotta, visto che stiamo su Navigando Parole, la rotta Scusami. giusta nella vita. Mi hai dato un assist, che è una cosa che, insomma, sento molto questa parola, no? Perché noi meridionali, insomma, c'è sempre, no, questa cosa della migrazione, cioè, c'è sempre questo eterno adagio, no, che dice però in Sicilia, però al sud, però di qua tornerei. Ma il problema non è, secondo me, nord, sud, est, ovest. Cioè, appunto, non esiste un luogo perfetto. Cioè, devi essere prima in pace con te stesso, poi vivere ovunque. Comunque è interessante, Francesco,
questa figura di Leonora, ma anche quello che hai detto prima, no? Questa tua parte femminile, ma anche la coscienza, perché poi ieri ci siamo visti con Daniele, marginalmente l'abbiamo toccato questo discorso, tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, perché noi non sempre da soli siamo in grado di sostenerci, di... e se trovi una guida, in questo caso Eleonora fa da guida a Mariano, ma anche noi nella nostra vita abbiamo bisogno chi ci guida, chi ci dà dei consigli, e si vede proprio che Eleonora prova amore, no, per Mariano, e gli è vicina in tante cose, ed è un po' quello che a volte noi facciamo, ma che a volte noi intesi come persone, ma che a volte qualcuno fortunatamente fa per noi, perché altrimenti, per quanto si nasce soli, si muore soli, poi però in mezzo c'è una vita che fai fatica a gestirtela da solo. Sì, sì, comunque hai detto bene, perché alla fine è quasi come un amore materno quello di Eleonora, sì, ci rifletti, perché alla fine lei è un amore genitoriale. Io ieri, parlando con Daniele, l'ho detto proprio così, un amore genitoriale. Vorrei iniziare anche a parlare della nostra prima rubrica, la casa editrice, che in questo caso... Sì, sì. Allora, in questo caso invece diciamo, allora, noi abbiamo fatto tanti complimenti a Francesco per il suo libro, perché è scritto veramente bene, poi non c'è da dare per scontato una ricerca sulla copertina, una bella copertina, un'ottima impaginazione. Vi do questo piccolo spoiler, Francesco ha anche un correttore di bozza, quindi comunque non è uno che si è improvvisato nello scrivere nell'autopubblicarsi, è uno che l'ha fatto con cognizione di causa. Perché non abbiamo una casa editrice, ma... Esatto, come ho detto, è un self-publisher, e quindi Barba Incolta è un libro autopubblicato. Finora abbiamo incontrato tutti gli autori che si sono fatti pubblicare da case editrici, invece in questo caso abbiamo un self-publishing che porta però un po' di qualità nel panorama letterario che... Oggi, sinceramente, però Dani e Francesco, sarebbe interessante capire come ti è venuto in mente. Sì, volevo arrivare lì, esatto. L'ho fatta un po' lunga perché io sono quello prolisso, però insomma, la domanda è, cioè, più che la domanda è, raccontaci un po' la tua esperienza nell'autopubblicazione, ma proprio da come l'hai iniziata. Avevo un'idea di... col senno di poi sbagliata, no? Nel mondo dell'editoria, perché pensavo funzionasse in maniera diversa. Semplicemente poi negli anni continuavo a ricevere queste proposte un po' fumose e non ero mai convinto, cioè non riuscivo a capacitarmi, anche se poi informandoti, no, vedi che le condizioni medie sono sempre quelle, no? Però sentivo di consegnare il mio libro a, cioè, ora per scendere nel dettaglio, provvigioni troppo basse, durata del contratto lunghissima, anche 5-7 anni, quindi vale a dire, poi te lo scordi di riscrivere, no? Perché 7 anni... Sì. Poi una cosa che non ho mai veramente abbracciato. Allora, tu sei un esordiente, la casa editrice ti pubblica il libro, che ti organizza le presentazioni. Ma la domanda che io mi sono sempre fatto, ma se non mi conosce nessuno in qualità di scrittore, cioè alle presentazioni chi vuoi che venga? Quindi anche quando paventavano queste presentazioni, questa pubblicità, io dicevo, sì, ho capito, non mi basta, non è così, non è quello che vuoi. Perché viviamo un momento storico consumistico dove praticamente quello che conta oggi sembrerebbero soltanto i numeri, no? Come dicevi, le vendite. Quindi non si guarda più molto la qualità. Adesso potrò diventare anche antipatico, la gente dirà, ma chi te l'ha detta a te? Ma è così. Lo sei già, ragazzi, Daniele, ma, antipatico. Ma basta, ma basta guardarsi intorno, cioè ci vogliamo coprire dietro un dito? Dai.
No, cioè, infatti. leggi quello che oggi vende migliaia di copie, se non anche milioni di copie, e poi mi saprai dire, no? La No, no, no. qualità dove sta? Se c'è una possibilità come quella di Amazon, allora vediamo un attimino di cosa si tratta e se si può tirare fuori qualcosa di interessante. Ma a livello pratico, come funziona? A livello pratico funziona che tu hai il file, il tuo file, nessuno ti vieta di pubblicare un testo non corretto, non revisionato, perché comunque c'è anche l'arma delle recensioni che ti sega le gambe. Ok, quindi Amazon ti dà la possibilità di essere imprenditore di te stesso, cioè di fare l'editore di te stesso. E tu devi essere, poi, cioè, mette tutto nelle tue mani, nelle tue capacità. Sì, sono scelte che da fare però consapevolmente, perché tu sei in grado di seguire tutto questo percorso dell'autopubblicazione, perché comunque sei ferrato in materia, hai anche un socio che ti aiuta, insomma, diciamo che non hai fatto le cose così improvvisate, hai fatto un buon lavoro e... Ma io, ragazzi, infatti vorrei, guarda, voi abitate nella stessa città? Sì, a 2 chilometri, forse meno. No, meno. Meno. Mi impegnerò di venire dalle vostre parti, si fa una serata e si beve Un rosso un conero. vino insieme. Guarda, se Molto veramente volentieri. riesci a venire da ste parti, faccio sapere con anticipo, organizziamo. Come no? Facciamo una bella cena e... Dai. Assolutamente, assolutamente. È arrivato il momento più bello. Ah, Esatto, la cacchio! Oh! musichetta. Ti è piaciuta talmente tanto che me l'hai chiesta te. Guarda, lo sai quanto mi fa piacere, quanto mi inorgoglisce questa cosa? Aspetta, allora, che te la devo mettere subito, subito. Questo mi ricorda a scuola elementare le canzoncine per imparare l'inglese. Allora, per fare un omaggio all'ospite della puntata, noi facciamo sempre un brindisi con un vino che rappresenta la regione. In questo caso abbiamo scelto la Sicilia e abbiamo scelto un Nero d'Avola. Che, Ragazzi, allora, alla finalmente Sicilia, facciamo a questo brindisi alla Sicilia, Mariano. al tuo libro. Francesco, complimenti ancora perché ci hai veramente fatto leggere un bellissimo libro. Alla Grazie, Nello. salute. E siamo al Rainbow, al tuo bar. Rainbow. Oh, guarda, mi hai fatto fare un viaggio anche nella mia adolescenza, perché quelle sono abitudini che tutti ci abbiamo avuto comunque, quello del bar, del ritrovo con gli amici. Jukebox. Il jukebox Ragazzi, è io il tavolo da biliardo, fortunatamente non ho mai avuto il piacere di conoscere dei gemelli come quelli che hai inserito nel tuo libro. È vero, a io me nel sarebbe bello, 97 o sarebbe. 98 stavo al mare a Senigallia, diciamo, e c'era un jukebox e io lì ci ho sentito la prima volta l'album Buon Compleanno Elvis di Ligabue, tra Ligabue, l'altro. certo, sì, quel periodo Il lì. mio l'album preferito di Ligabue. Dai, Io ho scoperto che tu fatti i suoni avevamo Ligabue, pensato, ho visto un video dove tu con la chitarra ci avevamo pensato, ho detto vabbè, dai, non lo e ora tediamo così. devo anche accordare. Certe notti, subito così. Ci sono macchine nascoste che però nascoste mani e le vedi dondolare chi è lì dentro per poterci consolare godendo sui cazzo e fantasmi di Hans. Io sono nuvole certe camere e non vedi quel che pensi. Non sapete cosa hai in testa, il mago parte. Quando tocco i riesce, non pensa più a niente. Bravissimo, Bravissimo, bravissimo. Ok, la nostra terza rubrica, Francesco, è una marchetta verso di Francesco. No, ma noi. non la mettere così, non la E devi dai, che mettere così. scherzo, su, Non la dai. devi mettere così. Cosa pensa di noi l'ospite? No, allora, Quindi. è come ti sei trovato, se avresti Vabbè, voglia dai, di cosa pensa di ritornare. noi l'ospite? Ma no, Poi però devi dopo essere faccio. sincero, eh.
Io sincero, se dici, guarda, se qualcosa mi è piaciuto, però certe cose magari La no, non le sincerità. dì, no, sì, dille, dille. Dille, assolutamente, l'ho detto prima, no? È mia abitudine. Mi aspettavo una roba un po' più formale, devo dirlo. Però invece mi sono divertito. Sono stato benissimo. Cioè, ho guardato adesso l'ora e ho detto, mamma mia, 6:30. Di cosa abbiamo parlato? Cioè, infatti, sono curioso di rivedere l'intervista. E devo dire che sono stato bene. Cioè, guarda, siete veramente due persone piacevoli con le quali parlare, insomma, viene naturale, ecco. A un certo punto mi sono scordato anche di essere E questo è bello. registrato, o in diretta, peggio ancora. Ma infatti, guarda, è Noi ci venuta fuori ascoltiamo una. spesso. Sì, infatti è venuta una puntata proprio come se fossimo tre amici al bar a parlare di noi, di te, del tuo libro, così proprio in amicizia. Ti salutiamo e ci sentiamo presto, spero, e buona fortuna per tutto quanto nel frattempo. Oh, grazie Ciao Francesco, Francesco, grazie grazie. per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Ciao. a chi ci segue. Buona Ciao, a serata. presto. Dovremmo fare la timeline per poter dare la possibilità alla gente di andare ai minuti che vuole. Anche perché poi sarebbe carino proprio arrivare alla timeline dove c'è il pezzettino dove lui suona inaspettatamente perché non era neanche No, no, deciso. Lui ci ha no, no, suonato esatto. Ligabue con certe notti. Adesso guarda, ti dico un'altra cosa che non avevamo preparato, che mi è venuta in mente adesso. Come fanno quelli bravi, io saluto te e tu saluti me, quindi io No, dico io devo anche salutare Francesca Fagnani, che avevamo citato all'inizio, che se prossimo vuole ospite venire. anche lei, Ciao assolutamente, Francesca, guarda, magari. vieni, chiedici che belve siamo, te lo diremo senza problemi. Va bene, è stato bellissimo lavorare con Daniele Zaccone, che ringrazio per questa magnifica puntata e per l'amicizia che ogni giorno mi concede. Allora, è stato un piacere, passare questo pomeriggio con te e trovarci come al solito a nostro agio insieme ad affrontare questa nuova puntata. A Alla te, Dani. salute. A te Paolo e a Navigando Parole. Faremo due puntate alla settimana di Halloween perché faremo la settimana dedicata ad Halloween. Quindi presenteremo, intervisteremo due autori che fanno horror proprio durante quella Esatto. settimana lì. Quindi possiamo dire che Daniele si vestirà Io da che farò? Halloween proprio col Ma questo cappello. non si sa, questo ancora è da decidere, E non lo vedremo. sai. Vediamo, vediamo, vediamo. Io non lo faccio. Sicuramente la puntata di Halloween avrà Una tema puntata Halloween, particolare. sarà una puntata particolare e spero anche molto divertente. Assolutamente sì. Basta, siamo arrivati oltre misura, Mi vedo lasciamo stare. stanco. Chiudiamo. Ciao a tutti e alla Ciao prossima. Dani.